Fuggito ad un tentato omicidio ordito secondo la procura da figlia e madre, questa volta il 43enne di Luzzara, Rodolfo Moretti, resta ucciso davvero, trovato morto sul luogo di lavoro. Svolta nelle indagini, arrestato in mattinata uno dei cognati, Matteo Zanetti, 43enne, che abitava nel Mantovano, con una sorella della vittima e la figlia di Moretti, Ilenia, agli arresti domiciliari. Rancori verso l'ammazzato, questo è il movente del delitto su cui indaga la procura, che cerca di capire i complessi intrecci familiari nell'ambito dei quali sarebbe maturato l'omicidio. Domenicano ubriaco picchia le figlie di 18 e 22 anni a Reggio, colpendone una con una forchettata, e minaccia anche gli agenti prima di venire arrestato. Attivo provinciale dei pensionati CGIL in piazza a Reggio contro la manovra finanziaria, pronta una serie di iniziative su tutto il territorio. Giovedì 21 luglio, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Parliamo naturalmente in apertura dell'omicidio di Luzzara avvenuto ieri sera. La vittima è Rodolfo Moretti, 43 anni, che scampò, lo ricordiamo, l'anno scorso ad un altro tentativo di delitto. Nella notte i carabinieri hanno arrestato un suo cognato, il 43enne Matteo Zanetti, che ha confessato. Ma intanto guardiamo questo primo servizio di Gianfranco Parmigiani. Svolto nell'omicidio di Luzzara ad uccidere Rodolfo Moretti, 43 anni, l'uomo scampato l'anno scorso, al tentativo di omicidio da parte di moglie e figlia, secondo la procura, sarebbe stato uno dei cognati, Matteo Zanetti, pure lui 43enne, marito di Dominique, una delle sorelle della vittima. L'omicidio è avvenuto attorno alle 19 nel cortile dell'allevamento suinicolo, molto isolato, per cui Moretti lavorava. Zanetti, portato in caserma questa mattina, ha confessato il delitto agli inquirenti, come riferito dal procuratore capo di Reggio, Giorgio Grandinetti, durante una conferenza stampa con il pubblico ministero, Luciano Padula. Ha ammesso il fatto di aver sparato contro questa persona a distanza di 5-10 metri per uccidere con un colpo a colpo singolo. Diciamo, l'ambito è quello familiare, ecco, quindi non ci sono. L'omicida sarebbe arrivato dalla sua casa di Gazzoldo degli Ippoliti a Mantova, dove vive con la moglie e la figlia della vittima, Ilenia, per commettere l'omicidio, e gli avrebbe sparato con un fucile da caccia da lui regolarmente detenuto. Il corpo del 43enne Rodolfo Moretti di Luzzara, che già l'anno scorso scampò ad un tentativo di duplice omicidio architettato tra gli altri, secondo l'accusa, dalla figlia Ilenia e dalla moglie Roberta Franchi, era stato trovato ieri sera nel cortile dell'allevamento suinicolo in cui lavorava. Ma ecco la ricostruzione dell'omicidio in questo servizio di Antonio Lecci. In un primo momento sembrava essere stato stroncato da un improvviso malore, poi nel rivoltare il corpo per prestare i soccorsi, medico e volontari della Croce Rossa si sono accorti di due fori sulla parte sinistra del corpo. Sembravano due colpi, poi si sarebbe scoperto che era un solo sparo, probabilmente con un fucile da caccia, col proiettile che prima ha trapassato il braccio per finire nel torace e provocare poi il decesso. Per ben due volte Rodolfo Moretti, 43 anni, operaio di Luzzara, era scampato a un duplice tentato omicidio, per il quale ci sono tre persone sotto processo, fra le quali la figlia e la moglie. Ma ieri pomeriggio quel disegno di morte si è completato con qualcuno che ha ucciso Moretti con un'arma da fuoco. Lo avrebbe atteso davanti all'azienda suinicola in cui lavorava, in via Buca Bertona, a Luzzara, al confine con Tagliata di Guastalla. Secondo una prima ricostruzione, Moretti è arrivato nel cortiletto interno in auto per le verifiche serali nell'allevamento di maiali. Qui è stato avvicinato dal killer. Forse Moretti si è accorto del pericolo e ha tentato di fuggire. La portiera della Kia Picanto è rimasta aperta, le chiavi lanciate per aria. A pochi metri il corpo senza vita dell'uomo. Il delitto potrebbe essere accaduto poco dopo le 17, ma solo alle 19.15 Maria Gloria Franzini, la titolare di un'azienda vicina, la Inforzò, nell'uscire in auto dallo stesso cortiletto condiviso con l'allevamento, ha notato il corpo di Moretti e ha dato l'allarme al 118. Inizialmente si era pensato dunque a un malore, poi la vista di fuori nel corpo ha fatto cambiare opinione. Sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia Municipale e il Corpo Unico della Bassa. Avuta la conferma del sospetto del delitto, la questione è passata nelle mani dei carabinieri, giunti in forze dalle caserme di Guastalla, Novellara, Luzzara, poi gli uomini del nucleo investigativo di Reggio. Quando ormai il sole stava calando è arrivato pure il sostituto procuratore, Luciano Padula, che è rimasto un paio d'ore sul luogo del delitto, scandagliando la zona circostante insieme ai carabinieri. In tarda serata i vigili del fuoco hanno illuminato la zona per il proseguo delle indagini. Le sorelle e gli altri familiari di Moretti sono arrivati sul posto già verso le 20. Fino a tardi hanno chiesto di poter vedere il corpo del congiunto, ma non è stato consentito dalle autorità.
Intanto gli indagati del processo per il duplice tentato omicidio del 2010 ai danni di Moretti venivano prelevati dalle abitazioni in cui si trovavano gli arresti domiciliari per essere trasferiti in caserma Guastalla per gli interrogatori. È ormai la mezzanotte quando vengono chiamati sul posto gli operatori dell'Agenzia di Onoranze Funebri Bernardelli per il recupero del cadavere. E solo pochi minuti dopo l'una, con l'area ormai abbandonata da gran parte dei cronisti e dai curiosi accorsi in zona, è iniziato il viaggio del feretro verso l'Istituto di Medicina Legale di Modena, dove è prevista l'esecuzione dell'autopsia. Sgomento a Luzzara per la fine di quest'uomo apparentemente mite e semplice che tutti i suoi compaesani avevano difeso nei giorni cruciali dell'inchiesta. Anche il sindaco Andrea Costa ha espresso cordoglio per la sua morte. È un episodio che lascia senza parole, adesso ci sarà da pensare a chi resta e fare tutto il possibile perché questo sia un trauma che condiviso, perché è un peso che penso che sia veramente troppo difficile da sopportare da soli, penso ai familiari cui va il cordoglio, immagino, di tutta la comunità. Insomma. La vicenda che ha colpito tutto il paese questa, già dall'inizio? Sì, è una vicenda che ha colpito tutti perché in una comunità come la nostra non ci si aspetta episodi di estrema violenza, è una storia che si è seguita e che ha coinvolto persone assolutamente al di sopra di ogni sospetto, soprattutto persona che è venuta meno è conosciuta per il carattere mite e la disponibilità, davvero sono cose che lasciano sconvolti. La vicenda Moretti, lo ricordiamo, prese il via nel gennaio del 2010. Prima un'aggressione con coltello ai danni dell'uomo, poi un killer pentito che aveva rivelato un piano bis per uccidere l'operaio. Ma sentiamo ancora Antonio Lecci. Una vicenda senza una logica che sembra uscita dalla mente di qualche scrittore dalla fantasia davvero galoppante. La vicenda Moretti di Luzzara ha avuto un epilogo terribile, quello che forse nessuno si aspettava dopo gli originali alquanto improvvisati tentativi di omicidio dell'uomo orditi da moglie e figlia, secondo la procura. Era il gennaio 2010 quando di notte davanti alla sua abitazione in centro a Luzzara Rodolfo Moretti si ritrova aggredito da un giovane armato di coltello mentre si reca al lavoro di autista per il mulino del paese. Moretti si difende, disarma Alex Granata di Suzzara, lo fa arrestare dai carabinieri. Sembra il gesto di uno sconsiderato e Granata viene processato solo per lesioni. Solo qualche settimana dopo emerge l'ipotesi del tentato omicidio, quando un marocchino si presenta in caserma a Guastalla per raccontare di essere stato assoldato da alcune persone per uccidere un uomo. Lui non è un killer ma un operaio senza lavoro, in cerca di denaro. Con la prospettiva di intascare dei soldi accetta il compito ma senza portarlo a termine. Le sue rivelazioni fanno avviare le indagini che portano all'arresto di Ilenia Moretti, della madre Roberta Franchi, di Davide Giorgi e di un amico di famiglia dei Moretti, Mauro Fornaciari, quest'ultimo già processato per induzione a commettere reato con violenza e minaccia. Il 4 ottobre anche madre e figlia ottengono gli arresti domiciliari, dove si trovano in attesa del processo fissato per metà dicembre, con un accordo raggiunto da pubblica accusa e difesa che avrebbe portato a pene favorevoli agli imputati. Ora questo nuovo colpo di scena, il delitto di Rodolfo, complica decisamente tutta la questione su cui stanno lavorando intensamente gli investigatori. E lasciamo ora questa lunga pagina dedicata all'omicidio di Luzzara e restiamo comunque nell'ambito della cronaca. Ubriaco ha dapprima picchiato le figlie di 18 e 22 anni, poi ha conficcato una forchetta nella mano di una di loro fino a quando è intervenuta la polizia. In carcere è così finito un dominicano 47enne disoccupato in regola col permesso di soggiorno, Mato Speghero, residente in via Fontanelli. L'uomo ha anche minacciato i poliziotti con un coltello prima di essere definitivamente bloccato. Ed ora c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Prima di andare avanti con il nostro giornale, come di consueto, vediamo insieme il riepilogo dei principali fatti di oggi. Sfuggito ad un tentato omicidio ordito, secondo la procura, da figlia e madre, questa volta il 43enne di Luzzara, Rodolfo Moretti, resta ucciso davvero, trovato morto sul luogo di lavoro. Svolta nelle indagini, arrestato in mattinata uno dei cognati, Matteo Zanetti, 43enne, che abitava nel Mantovano, con una sorella della vittima e la figlia di Moretti, Ilenia, agli arresti domiciliari. Rancori verso l'ammazzato, questo è il movente del delitto su cui indaga la procura, che cerca di capire i complessi intrecci familiari nell'ambito dei quali sarebbe maturato l'omicidio. Dominicano ubriaco picchia le figlie di 18 e 22 anni a Reggio, colpendone una con una forchettata e minaccia anche gli agenti prima di venire arrestato. Attivo provinciale dei pensionati CGL in piazza Reggio contro la manovra finanziaria, pronta una serie di iniziative su tutto il territorio.
Si è svolto in piazza Casotti a Reggio l'attivo provinciale convocato dalla Camera del Lavoro per discutere i contenuti della manovra economica e delle iniziative di mobilitazione che la CGIL metterà in campo già a partire dai prossimi giorni. Erano presenti oltre 200 delegati dei lavoratori e dei pensionati. L'attivo è stato introdotto da Anna Valcavi della segreteria provinciale CGIL, la quale ha richiamato i tratti salienti di una manovra che la CGIL ha giudicato sbagliata, ingiusta e inefficace. La Camera del Lavoro territoriale avvierà una campagna di informazione e mobilitazione dei lavoratori e dei pensionati con assemblee nei luoghi di lavoro anche con sciopero e iniziative territoriali. È morto il partigiano Vincenzo Branchetti, 83 anni. Il partigiano Argo è stato uno dei tanti reggiani passati giovanissimi per l'esperienza della fabbrica Le Reggiane. Nato a Borzano di Albinea, dopo la liberazione diresse l'organizzazione di sinistra dei commercianti reggiani, fondando il mensile Il Dettagliante Reggiano, componente per alcuni anni il Comitato Federale del PC. Ha poi collaborato a diversi giornali, L'Unità, Paese Sera, La Verità e La Gazzetta di Reggio. Da sempre fino all'ultimo iscritto all'AMPI collaborò attivamente alla vita dell'associazione, pubblicando anche diversi suoi scritti sul mensile Notiziario AMPI. Ai compagni del distaccamento fu sempre profondamente legato, organizzando le annuali rimpatriate sui luoghi del partigianato. Si chiama TIWI, un'agenzia di giovani pubblicitari reggiani che sta conquistando il mercato nazionale. Sentiamo i particolari nel servizio. Hanno iniziato l'attività un anno fa, dopo aver vinto un bando pubblico del comune di Reggio, ed erano in quattro. Si sono affermati sul web con il format Beautiful Lab, il racconto in sintesi di storie complesse, a cominciare proprio dalla soap opera americana, acquistato in esclusiva da Sky. Oggi, a poco più di 12 mesi dall'apertura, sono diventati 10, con diverse assunzioni in beffa alla crisi, e hanno conquistato un altro colosso come la Vodafone. Stiamo parlando dei giovani creativi della TIWI, tre soci fondatori poco più che trentenni che di giorno in giorno ampliano il portfolio clienti, passando dall'agenzia per il lavoro ad Ecco a Giochi Preziosi, alle più grandi case di comunicazione a livello internazionale. L'ultima conquista dell'azienda di via 4 novembre a Reggio è proprio la Vodafone, con la creazione di una serie di spot che spiegano i servizi offerti. Il modello vincente è sempre lo stesso: spiegare cose complesse in modo semplice. Abbiamo avuto comunque la capacità e la fortuna di saper sfruttare il piccolo, se volete, patrimonio di visibilità che ci ha dato il contratto con Sky. E da lì sono arrivati dei lavori anche molto più grossi di quanto non ci saremmo mai immaginati. Adesso siamo una decina, siamo 9-10, la cosa strana, ma assolutamente senza nessun intento, è che sostanzialmente solo io sono di Reggio Emilia. Tutti gli altri sono sparsi fra Puglia, Lombardia, Veneto. Cambiamo argomento. 91 tonnellate di rifiuti raccolte al campovolo di Reggio dopo il concerto di Luciano Ligabue. I numeri sono il bilancio di IREN, che ha concluso in mattinata le operazioni di pulizia. 84 tonnellate di rifiuti indifferenziati e 7 di differenziata, a cui si aggiungono 7 tonnellate e mezzo di rifiuti raccolti nelle aree limitrofe, per un totale di quasi 98,5 per 110.000 spettatori presenti. È un altro aspetto del concerto, quello legato alla spesa di soldi pubblici. La platea di Ligabue si è dimostrata poco attenta la differenziata di carta e cartone, pregiudicando gravemente la qualità della raccolta. È stata nominata la nuova giunta di presidenza di Confapi PMI Reggio Emilia, associazione che rappresenta oltre 500 imprese e oltre 15.000 dipendenti della provincia di Reggio. La nuova giunta rimarrà in carica fino al 2013. Il nuovo vertice risulta composto da Cristina Carbognani, presidente al suo secondo mandato, i due vicepresidenti Tiziano Pattacini e Alberto Viappiani, e poi Gian Nicola Albarelli, Ivan Brini, Sauro Marazzi, Cinzia Rubertelli e Medardo Talignani Landi. C'è la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da... L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. Ed eccole le previsioni meteo per domani, venerdì 22 luglio, su Reggio e provincia. Nel corso della mattinata cielo sereno, nel pomeriggio alternanza di pioggia e schiarite, con temperature che oscilleranno tra i 16 e i 28 gradi. Teletricolore meteo. Il meteo è stato offerto da... 1. L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. Dopo il meteo è giunto il momento di riepilogare le principali notizie del giorno.
Sfuggito ad un tentato omicidio ordito secondo la procura da figlia e madre, questa volta il 43enne di Luzzara, Rodolfo Moretti, resta ucciso davvero, trovato morto sul luogo di lavoro. Svolta nelle indagini, arrestato in mattinata uno dei cognati, Matteo Zanetti, 43enne, che abitava nel Mantovano, con una sorella della vittima e la figlia di Moretti, Ilenia, agli arresti domiciliari. Rancori verso l'ammazzato, questo è il movente del delitto su cui indaga la procura, che cerca di capire i complessi intrecci familiari nell'ambito dei quali sarebbe maturato l'omicidio. Domenicano ubriaco picchia le figlie di 18 e 22 anni a Reggio, colpendone una con una forchettata, e minaccia anche gli agenti prima di venire arrestato. Attivo provinciale dei pensionati CGIL in piazza a Reggio contro la manovra finanziaria, pronta una serie di iniziative su tutto il territorio. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, buona serata a voi.